Amici di Urban Week, benvenuti, questo è Master of Ceremonies, io sono Charlie P, Charlie P is in the building e questo è lo spazio dedicato al hip hop e R&B. Oggi con noi Enzi, ciao Enzi. Oh, come stai? Tutto bene tu? Alla grande, sono a casa. Finalmente. Per metà. Ti aspettavamo. Senti, ti volevo chiedere, ma cosa stai ascoltando in questo periodo? Bella domanda. Sto ascoltando ancora purtroppo il disco di Pusha T, perché ultimamente è stata la cosa che più mi è piaciuta, My Name is My Name. In realtà mi è piaciuto un po' meno del prequel che aveva fatto, del mixtape, diciamo, che aveva delle produzioni comunque originali ed era una bella cosa. Ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo al party di Vice a Milano il mese scorso. Bomba. E anche di conoscerlo, insomma, di mostrargli i miei props. What's up? Diciamo che non mi ha calcolato fino a quando gli ho detto thanks for inspiration. Allora a quel punto ha detto: se lo ispiro vuol dire che rappa, vuol dire che magari gli piace davvero quello che faccio. Allora l'ho visto visibilmente coinvolto. È uno degli artisti nuovi che mi sta piacendo di più. Attendo con ansia anche la nuova roba di Kendrick Lamar, che è un altro dei miei preferiti. Assolutamente. Poi, insomma, purtroppo continuo ad ascoltare roba vecchia, quindi il mio iPod, iPhone è pieno di dischi vecchi, belli. C'è tempo per ascoltare anche quelli che stanno uscendo. Esatto. Assolutamente. Invece un disco che vi consiglio io, del cui presente Enzi, è un video girato nel 2012. Sì. Tutto a Milano, se non sbaglio. Tutto a Milano, sì. Tutto a Milano, ma anche dal punto di vista musicale c'è tanta catanesità. Perché... Eh sì, perché la produzione è di Simone, che è ovviamente di Catania, è un grandissimo produttore che sta anche producendo, diciamo, la stragrande maggioranza del mio album nuovo, quindi sentirete ancora parlare di questo team catanese per... Al 75%. Al 75%, diciamo così. Va bene, allora andiamoci a guardare. Enzi, numero 1. Cause even then, I'm still number one. Benvenuto in questo mondo straordinario, fatto di numeri, è un sistema binario, ma senza scrupoli, perché puoi essere zero oppure uno, ma qua se non sei numero uno, non sei nessuno. Porta pazienza se ti sembra un po' venale, ma parlo per esperienza personale. La negatività mi previene dai drammi, serve l'elasticità in questa società che fa il bungee jumping. Più che la competizione stimola il talento, oggi sembra che l'ambizione ti isoli dal resto. Non c'è nessuno più che lotta per un ideale, sembra l'attacco dei cloni ma senza guerra stellare. La mia non è utopia, quando dico che devi essere il primo parlo di essere competitivo. La mia non è una malattia, non devi essere un divo, ma devi avere almeno un obiettivo. Simone, bring that beat back. 1, 2, 3, 4, hit it. Number one. In questo mondo di numeri devi essere il numero uno. Questo era Enzi numero uno e oggi Enzi è con noi. Pollicione ci stava, numero uno. La voglia, numero uno. Senti, questo video allora, dicevamo, l'avete girato a Milano, sì. Vuoi raccontarci qualcosa? Ah, in realtà è stato il video di apertura del progetto Era Tutto Un Sogno, è uscito poco dopo la mia vittoria a Spit nel 2012, quindi si parla dell'estate. E in realtà non ricordo esattamente il periodo, potrei fare anche una gaffa allucinante. Però detto questo è il mio video preferito, il video preferito di quelli che ho fatto fino adesso, perché siamo veramente riusciti a fare, e non è sempre possibile, quello che volevamo fare. Diciamo che lo storyboard è stato interamente curato da me e da Simone, che è il produttore del pezzo. Ci siamo affidati poi alla regia di Gianluca Catania, che è un bravissimo regista catanese. Quindi vedi, il progetto è interamente siciliano. E che dire, è stato il pezzo che mi ha permesso veramente di fare un po' un upgrade stilistico. È stato il primo vero brano che ha avuto un'esposizione mediatica importante per quanto mi riguarda. Sono contento, perché poi in realtà è anche quel tipo di pop che più mi ha contaminato negli anni e che più sto cercando veramente di fare in maniera credibile. Quindi le produzioni che... Non ti puoi sbagliare, quando parte quella roba capisci che hip hop, non puoi avere nessun dubbio, però le liriche e l'attitudine che possono essere anche un po' più, diciamo, universali, di respiro.
Assolutamente. Enzi, io ti ringrazio. Grazie a te. E allora ci vediamo presto, in bocca al lupo per il nuovo album e per il nuovo tour. Grazie a voi. Allora, l'appuntamento è per la prossima puntata di Master of Ceremonies. Charlie P was in the building. Ciao. Yeah. We'll be right back.